Torino. Cercando di impedire una votazione fatta contro il regolamento, fatta contro le regole e che impediva di fatto all'opposizione che rappresenta il 25% di questo paese di poter dire di no allo schifo che era IMU Banca d'Italia. Ovviamente loro l'hanno sempre fatto con ricatto, è usuale in politica ricattare le opposizioni. Il problema è che con noi non trovano mai una strada semplice. Di solito che succede? Si fa opposizione per un po', la vecchia politica ha sempre fatto così, opposizione per un po', poi a un certo punto riuscivano a comprarti. E con noi invece non ci riescono, quindi trovano una strada... Mi stanno suggerendo degli aggettivi, tentano di sedurci, di ricattarci, ma siamo noi che ricattiamo loro e di solito vinciamo poi, perché vinciamo con onestà e otteniamo quegli emendamenti che vogliamo per migliorare il più possibile quegli schifosi decreti che loro emettono, perché noi ci siamo anche abituati a pensare che questo paese non fa leggi col Parlamento, ma ne fa col governo. Ci hanno anche tolto il piacere di dire che il Parlamento è l'organo che fa le leggi, non le fa più da troppi anni. Comunque, noi abbiamo fatto questa azione, ci hanno processato, ci hanno portato davanti al lungo tavolone dell'ufficio di presidenza, avete presente quelli dei film dove ti lanci il sale da un capotavolo all'altro, un super tavolone in cui Laura ci ha chiesto se era... Se eravamo consapevoli di aver violato il regolamento e aver impedito i lavori della Camera. Noi ovviamente gli abbiamo detto di sì, gli abbiamo detto che era voluto e soprattutto che noi non accettavamo e non riconoscevamo quel tribunale che tentava di punirci in qualche modo quando lei stessa più volte il regolamento di quella Camera non l'ha mai applicato, anzi ha violato più volte la Costituzione e ha violato più volte il regolamento. Questo è il nostro Presidente della Camera. Noi quindi abbiamo deciso di fare questa scellerata azione, Matteo Mantero prima diceva mannaggia a me la prossima volta che mi viene in mente una cosa così, e invece noi lo ringraziamo per aver pensato a questo tour, perché è giusto che voi sappiate esattamente cosa succede lì dentro. Siccome noi per ora ci abbiamo messo i nostri fine settimana, perché ci vedete venerdì, sabato, domenica sul territorio, banchetti, serate informative, ma non basta più, perché quando non hai più nessun metodo per spiegare alla gente che succede, allora forse è giusto che tu passi tutta la settimana di città in città per raccontare ogni minimo dettaglio. Bologna è una città rossa, così come lo è la città da cui vengo io, da troppi anni, sono 50 anni, non è più rossa? Non è sempre stata di sinistra? Ah, beh, è sempre stata di sinistra. No, vabbè, lo so anch'io che la sinistra non esiste più, non è che, insomma. No, vabbè,
Comunque, questo paese è impregnato di quella sinistra che oggi non esiste più. Sono anni che tentano di spiegare che la destra e la sinistra sono cose diverse e noi sono anni che diciamo guardate che siete la stessa cosa. E ancora di più l'abbiamo visto in quest'anno. Soprattutto l'abbiamo visto ancora una volta con più forza ieri alla Camera, quando il PD si è spaccato su un emendamento che doveva dare più soldi agli alluvionati della Sardegna, perché rassegnatevi, questo governo non solo non pensa agli emiliani terremotati che hanno avuto l'alluvione, non siete solo voi quelli dimenticati da questo governo, ma anche i sardi. Quindi il PD si spacca in due e per 20 voti la Sardegna oggi non potrà avere i soldi per far fronte all'alluvione. Questa è la realtà dei fatti. 20 voti che potevano essere i nostri, perché noi siamo sospesi. Per cui se ci fossimo stati noi in quell'aula, magari quell'emendamento passava. E allora il danno non è solo di cittadini che stanno fuori, che rappresentano l'opposizione, che non possono più stare in aula a fare il proprio lavoro, ma oggi il danno è che la Sardegna non ha i soldi per l'alluvione. E questo è inammissibile, così come il danno è anche il taglio che ci fanno alla diaria, perché stando via, 15, tipo io sono stata sospesa per 15 giorni, 3 settimane lavorative. La nostra diaria è debordata. E uno dice, che ve ne frega, voi ve lo tagliamo lo stipendio. Sì, certo, peccato che quello che noi avanziamo, che non prendiamo, lo mettiamo nel fondo piccole e medie imprese. Oggi chi ci perde della nostra sospensione sono le piccole e medie imprese. Ok, questo è il concetto. E allora il bavaglio non l'hai messo solo a noi, cara Bottini, l'hai messo alle piccole e medie imprese, l'hai messo agli alluvionati, l'hai messo a tutte quelle cose che noi possiamo fare tutti i giorni stando in Parlamento. E questo non è giusto, non è assolutamente giusto, perché voi ci pagate per fare questo mestiere e noi sentiamo di farlo al meglio. Perché finalmente riempiamo le sale e sono rimasti male perché Beppe Grillo non c'è. Dice, ma come fanno questi poveri a riempire le sale così senza Beppe Grillo? Beh, in realtà forse il fatto è che finalmente la gente è diventata curiosa e allora la curiosità finalmente aiuterà la gente a cercare di capire che succede nel proprio paese. Ed è questa la rivoluzione che abbiamo messo in atto. È pochissimi anni che il Movimento 5 Stelle esiste. Siamo credibili, siamo coerenti. Quello che facciamo, quello che diciamo, lo facciamo. Ma quanti programmi elettorali avete letto che sono bellissimi? Io sfido chiunque di voi a dirmi qual è un punto del programma del PD che ha letto che non gli piace. Sono tutti fantastici, meravigliosi. Alzi la mano chi ha trovato una cosa che non gli piace. Non parla mai di privatizzazione, non parla mai di sanità privata, non parla mai di ospedali chiusi, non parla mai di queste cose, però le fa. E noi lo vediamo tutti i giorni con i nostri occhi. E guardate che per chi come me è cresciuta con delle generazioni di nonni che hanno fatto la guerra e che sanno cos'è la sinistra, è frustrante. Perché loro sono quella agli altri. Allora quando mi trovo nelle piazze, quelle piccole di paese, 3 settimane fa ero in Sicilia, in un paese di 8.000 abitanti, e c'erano i vecchietti domenica mattina con la sedia, sono arrivati, hanno aperto la sedia e sono seduti, e aspettavano che noi dicessimo qualche cosa di interessante. E io li guardavo e poi li guardavo e pensavo, questi sono anni che pensano che la sinistra ancora esiste, sono anni che pensano che il signor Bersani tutela il pubblico, sono anni che pensa che lui gli permetterà di andare in ospedale e farsi curare, ma sono anni che questi votano le stesse schifezze della destra, le stesse, e sono anni che danno gli appalti alle cooperative rosse, si fanno finanziare dalle cooperative rosse, sono gli stessi che vi fanno le grandi opere su questo territorio e sono gli stessi che poi a processo ci vanno ma non vanno mai in galera, mai, le loro indagini magicamente si chiudono nel giro di pochissimo. C'hanno un potere, una magia, fanno una magia in questo senso. Le loro indagini sono le più veloci dell'universo. Io non ho mai visto una persona processata perché collusa con le cooperative. E poi però cosa ho visto? Ho visto un ministro, presidente di Legacoop.
anche il civis, sì. E allora un presidente di Legacoop che cosa può fare se non tutelare quelle aziende che per anni hanno preso gli appalti, hanno fatto riciclaggio di denaro della camorra e della mafia? Cosa si può aspettare? La differenza oggi è una sola, che loro hanno paura di noi e che noi non abbiamo più paura di loro, mai più paura di loro.